eccomi di nuovo a Gateshead. Eppure ero così certa che non sarei più entrata in questa casa, dove sono stata tanto infelice. Il dottor Lloyd dice che la zia si sta riprendendo dalla nuova e più grave crisi. Forse potrò parlarle finalmente, sapere perché mi ha chiamata. Oh, Jack, ti prego. Tu non sai che i tuoi occhi tradiscono troppo la verità. E che Lida soffre. Mentre il mio cuore e il mio pensiero sono così lontani da qui. Accanto a lui. A Tonfi. Dove non potrò mai ritornare. E dove lui sarà felice con la sua Blanche. Ho mandato la carrozza. Casomai arrivasse la signorina Georgiana. Grazie, Bessie. Signora Georgiana. Avete ragione. Me ne scordo sempre. Mio padre è ancora su? Sì. Anzi, vado a vedere se gli occorre niente. Ormai vivrò anch'io a Londra. In casa di Georgiana? Se non potrò averne una mia. E tu, Jane, tornerai a Tonfield? Non credo. Cercherò un altro lavoro. A Londra? A Londra o altrove. Che importa? Sia lodato il cielo. Restate qui voi, Bessie. Un minuto solo. Certo, dottore. Certo che ci sto io qui con la mia padrona. Come sempre. Bessie. La mia fedele Bessie. Ripresa conoscenza. Sì, ma non c'è da illudersi. Elisa, deve parlare a Jen. Ma è mia madre. Sono giorni e giorni che aspetto questo momento e se ha un'altra crisi... È la sua volontà che io rispetto. Jen. Ti odio. Sempre odiata. Sei tu che la farai morire. No, io... Elisa. E anche te. Vattene. Ma perché non ci lasciate in pace? Potete smetterla. Basta. Bessie, scende adesso. Fatti dare qualcosa. Un goccio di sherry. Ha ha ha.
Vestito da Zessi. È sceso un momento, zia. Ora tornerà. Sia. Solo io, zia. Jane. Non mi riconoscete. Jane. Sicuro. Jane Eyre. Sai come ti ricordavo io? Come l'ultima volta che ti ho vista, quando ho bruciato il tuo diario quel giorno. Ribelle, piena di odio. Non puoi dimenticare, zia. E tu hai dimenticato, Jane? Sì, zia. Ho dimenticato. È tanto che ti ho fatta chiamare. Sono venuta subito, ma non ho potuto parlare. Il dottor Lloyd non ha voluto. Siete stata molto male. Sono stata. E ora? Come sto ora? Jane. Elisa. Giorgiana. Dove sono? Giorgiana sta per arrivare. Elisa è giù. Volete che la chiami? No. No, aspetta. Tu non sai perché ti ho fatto chiamare. Siete ancora qua, dunque, tutti, come una volta. Ho sempre un incubo. Vedo la casa muta, deserta, e Bessi che gira in su e in giù per le stanze vuote come un'anima in pena. Devi farmi una promessa, Jane, che se un giorno avrai bisogno di un rifugio, questa casa sarà il tuo rifugio. Ve lo prometto, zia. Ma Jane, ditemi, zia. Mi vergogno. Perché? Volevo vendicarmi. Farti del male. E da allora non ho più avuto un minuto di pace. Due anni fa, quando eri a Lovewood, sì, un bacio. Certo, zia caro. Lì, in quel mobile. Sì, quello. Aprila. C'è una lettera. Sì. Sì. Sì, quella.
non sei sola al mondo. Jane. Lo sai che Jane non ti ama, vero? Sì, lo so. E allora? Ma serve a qualcosa saperlo, eh? Dimmelo tu, Elisa. Serve a qualcosa? E niente. Elisa, non obbligarmi a fingere. Jane, ti ha parlato? Lei. Ecco perché mi ha mandato a chiamare. Povera donna. Quanto deve esserle costata questa specie di vendetta. Non ha voluto distruggerla. E chissà quanto si è torturata prima di... Jane, ma questo tuo zio vuole adottarti. Sarebbe per te la tranquillità, Jane. La certezza di non dover dipendere più da nessuno. È vero che dovresti andare lontano dall'Inghilterra? Oramai. Non mi dispiacerebbe, Jack. Non avevi mai sentito parlare di lui? Vagamente. Sapevo che un fratello di mio padre era immigrato nelle Indie occidentali. Ma questa viene da Cuba. Ma c'è solo l'indirizzo del consolato ed è stata spedita oltre 2 anni fa. Possono essere accadute molte cose in questo tempo. Bisognerà fare delle ricerche. Vuoi che me ne occupi io? Grazie, Jack. E non sei preoccupata? Perché? Potrei barare. O perlomeno non impegnarmi troppo in queste ricerche. Se tu andassi tanto lontano dall'Inghilterra, a me dispiacerebbe, Jane. No, Jack. Non sono preoccupata. Tu ed io siamo persone che non possono ingannare né tradire. Georgiana! Signora Georgiana! Grazie, Bessie. Metti pure lì per ora. Tieni. Che carissimo. E Jay? Oh? Te proprio non credevo di trovarti. Come i vecchi tempi. Ho sperato fino all'ultimo che mio marito potesse allontanarsi da Londra. Sarei venuta prima, naturalmente. Naturalmente. E Elisa? È su, da lei. Ah, ma perché quella faccia? La mamma guarirà, vedrete. Ne sono convinta. E non vi perdonerò mai di avermi fatta lasciare Londra in piena season. E soprattutto di avermi sconvolta, ecco. Aspetto un bambino, sapete? Oh, signorina, davvero? Signora, prego. Rallegramenti, Georgiana. Accetta anche i miei, pure per il tuo matrimonio, di cui ho saputo troppo tardi. Grazie, Jane. Grazie, Bessie.
Grazie, Jake. A proposito di matrimoni, tu puoi togliermi una grande curiosità. Tu fai l'istitutrice a Tomfield, vero? Oh, tutta Londra non fa che parlare del matrimonio andato a monte fra Lord Rochester e Blanche Ingram. Oh, io la conosco appena, ma so che non osa neppure mettere il naso fuori di casa. Povera Blanche. Sfido io, lo aveva annunziato a tutti questo matrimonio. Tu devi saperlo, Jane. Che cosa è successo su a Tomfi? Jane? Andiamo su da lei. Riconoscerla è come succede a tanta gente del resto. E tu l'hai riconosciuta subito? Certo. Come fa? Mi è bastato guardarla. Le nuvole le avevano dato la loro leggerezza, i fiori il loro profumo, l'aria la sua purezza e il mare la sua musica. Che ti ha detto? Mi ha detto che non dovevo essere triste e infelice, che voleva guarirmi. E che per questo era venuta da tanto lontano. Invece è scomparsa. Già, è scomparsa. E perché non l'hai sentita? Non potevo. Ah, già, capisco. Non avevi le ali. Signorina Jane, che sorpresa! Si accomodi, signorina. Che sorpresa! Lea! Lea! Eccomi, che succede? Signora Fefa! Lea! Oh, signorina, Mary! Che vi dicevo? Ci credete adesso? Sono così felice di rivedervi. Anch'io, Jane, anch'io. Bentornata, signorina Jane. Sophie, ma che cosa sono queste cerimonie qua? Siete pallida e sciupata, ma ci penserò io a rimettervi a posto. E Adele? È in giardino. Col signor Rochester. Col signor Rochester? Sì. Ma allora... Sì. Ho capito. Le cose belle succedono solo nei sogni. Si vede che non siamo abbastanza buoni per meritarcele. Ecco perché le fate non si fermano mai vicino a noi. Ma noi non dobbiamo rassegnarci. Lei l'aspetteremo. Forse anche lei pensa a Tomfield. E quando capirà che l'aspettiamo tanto, giorno e notte. Adele. Jane! Adele! Thank you.
Bentornata, Jane. Non mi ami, Jane? Perché dobbiamo ancora fingere anche con noi stessi? Dovrò andarmene adesso. Veramente. Non potrò più fermarmi. No, Jane. Ho provato. Ho provato a rimanere senza di te. So che non avrei più né il coraggio né la forza. E forse non avrei avuto neppure la forza di aspettarti ancora. E sarei corso a cercarti, a riprenderti anche in capo al mondo. Dovevamo fingere. Era la nostra salvezza. Ti sarei rimasta accanto per tutta la vita. Jane Eyre, l'istitutrice. Le avrei incontrato, parlato ogni giorno, qui nella vostra casa. Oh, non capite che questo era l'unico modo per me di restarvi. Oh, vi sembrerò ingenua, puerile. Io non so nulla della vita. Non mi sarebbe bastato. Mi sarebbe bastato. Jane, forse un giorno ti dirò perché non mi vedi felice, pazzo di gioia in questo momento. Ma Dio m'è testimone che non vi è male nelle mie intenzioni. Dio m'è testimone che non vi può essere male. Abbi fiducia in me, ora e sempre, qualunque cosa accada. Jane, Jane, vuoi essere mia moglie? Signore. Edward. Edward è il mio nome. Rispondimi, Jane. Oh, signori, qui. Ecco fatto. Mi sembra che tutto sia a posto, vero, signora Fairfax? Sì, va bene, Lea. Non sono mai stata così contenta da apparecchiare una tavola. Il padrone che si sposa. Ma non mi sembra vero. Ma ha detto proprio così, signora Fairfax, che sposa la signorina Jane. Certo che ha detto così. L'ho sentito anch'io.
E poi ha detto, stasera alle 8 la signorina Jane e io ceneremo insieme. Un tavolo piccolo vicino al fuoco in biblioteca. Poi ha fatto attaccare la carrozza e ha condotto Jane a Millcote. Loro due soli, proprio come due fidanzati. E al loro ritorno avevano uno scatolone. Lea, avete finito? Credo di sì. Di chiacchierare. Ecco, ho preparato tutto qui, ci serviranno da soli. Due fidanzati bisogna lasciarli in pace, soli, soletti. Hanno troppe cose da dirsi. Non ho ragione, signora Fairfax. Avete già deciso tutto voi? Grazie. Thomas, il vino, sono quasi le 8. Già fatto, vostra grazia. Bene. Poi il budino. Siete in ritardo. Ho avuto da fare. Ma è quasi pronta anche per voi. Venite in cucina. Passerò dopo. Che fate qui? Che volete? E così la piccola strega c'è riuscita. Andate via, presto. Io non prendo ordini... Che del signor Rochester, lo so. Ed è ordine del signor Rochester che non mettiate mai piede qui. Andatevene. Forse non c'è riuscita ancora. Eccomi, signore. Signore? Eva. Avete fatto preparare qui? Mi pareva più intimo. Grazie, signora Fairfax. E anche a voi, Lea. Lea! Avete bisogno di me, signore? Abbiamo bisogno di lei, Jane? No, vero? Scherzavo. Avremo sempre bisogno di lei. Grazie, signora Fairfax. Grazie a voi, signore. Lasciate pure, Elea. Facciamo da soli. No, lasciami la gioia di servirti. Sapete che diranno gli altri? Chi sono gli altri? Gli altri, tutti. Diranno che io ho dimenticato la mia condizione. E voi la vostra. Lascia che dicano, gli altri non contano. Pure quando siamo mal giudicati ne soffriamo. Non possiamo essere mal giudicati, perché io ti amo troppo. E poi se saremo mal giudicati ci difenderemo. Il guaio, vedi, è che... gli altri non sapranno mai che cosa tu sei per me. Quello che una donna amata è per l'uomo che l'ama. No. No, Jane, molto, ma molto di più. I poeti sanno dirle bene certe cose. Occhi. Occhi tuoi. Girotondo d'allegria e di dolcezza. Se io non ricordo tutto ciò che ho vissuto, è perché non sempre i tuoi occhi mi hanno guardato. Jane,
Quel tuo piccolo collo è troppo esile e nudo. Ha bisogno di protezione. Tra i gioielli di famiglia c'è una collana che ha il colore dei tuoi occhi. Domani stesso scriverò a Londra e me la farò inviare. No, questo no. Non voglio nulla. Anche oggi, Amilco, t'avete fatto male. Per quei due vestitucci. Non scherzate. Non dovevo degli arretrati alla signorina Jane, restitutrice. Non scherzate. E tu non fare la bambina. Tutto ciò che è mio è anche tuo. Lo sai che nella vita non esiste un momento più bello di quando un uomo può dire e sentire così. Un desiderio vorrei esprimervi. Dimmi quale. Non mandate Adele in collegio. Continuerò io ad educarla. Questo non è necessario. Cercate di comprendermi. Non potremo portarla con noi. Noi lasceremo Thornfield. Lasceremo Thornfield? Vi avevo detto, signora Fairfax. Scusate, signore. Dovreste salire un momento. Ve lo manda a dire Grace Poole. Torno subito, cara. Signorina Jane, signora Fairfax, come sempre. Non volete sedervi? No. Signora Fairfax, da quando sapete, siete stata piena di premure per me. Mi avete fatto gli auguri, ma non mi avete detto che siete contenta. Non è vero, Io vi stimo e vi voglio bene dal primo giorno che siete venuta qui. Ma vi prego, Jane, riflettete. Perché? Ci sono tanti anni di differenza fra voi e il signor Rochester. Questo si è detto prima di molti matrimoni felici. E vi conoscete così poco. Adesso non siete sincera, signora Fairfax. Sì, sì che lo sono, invece. Io intendo dire che non sapete niente di lui né del suo passato. Non mi importa il suo passato. Lo amo, signora Fairfax. E mai cesserò di amarlo e di aver fiducia in lui. Non basta? E se un giorno... Se un giorno... Leggo nei vostri occhi che non volete ascoltarmi. E anche se mi ascoltaste non mi credereste. Non sarò io a sciupare la vostra felicità finché essa durerà. Jane. La signorina Jane era rimasta sola e io... Non siete un'estranea, signora Fairfax. Come mai in piedi? Ti ho fatto aspettare troppo. La vostra camicia è strappata. Grace Poole ha avuto una crisi. Ho dovuto calmarla. Bisogna sorvegliare meglio, signora Fairfax. Sì, signore. Domani stesso andrò a Millcote e poi in città per tutte le pratiche necessarie. Ci sposeremo qui, noi e il pastore, soli, senza estranei, senza nessuno. La semplice cerimonia e via. Non resteremo a Thornfield un giorno di più. Che c'è? Tu forse avevi pensato a un matrimonio più... Oh, no. Ma è per la vostra decisione di lasciare Thornfield. Come se dovessimo fuggire da qui. Chi parla di fuggire? Mi dispiace, ma... E poi non fuggirei mai da un pericolo che non riguardasse te. A che serve poi fuggire se uno si porta dentro? Faremo un viaggio lungo, lunghissimo. Andremo in posti meravigliosi. Tu non li conosci e io li riscoprirò con te. Sarà così bello vedere il mondo attraverso i tuoi occhi. Noi riscopriremo tutto quanto.
Non potremo più separarci. Jane, ti chiedo, ti spiegherò dopo. Al nostro amore. Ti sei dimenticato di qualcosa? Di sorridermi. E di baciarmi. Caro Jack, quanto dolore ti dia questa notizia. Ti offenderei se fingessi di ignorarla. Perciò ho voluto dartela io. Dopo il matrimonio, che avverrà in settimana, ma sarà una breve cerimonia intima e senza invitati, partiremo subito per un lungo viaggio. Non voglio dirti addio senza ringraziarti ancora una volta con tutto il cuore di quanto hai fatto per me. Non meritavo tanto. Tu e Bessie siete le sole persone care che io abbia al mondo e nessuna felicità potrà mai cancellare in me il vostro ricordo. Vi voglio bene, la vostra gente. Bambina mia, e pensare che io ho tanto sperato che voi e Jane... Beh, sì. C'è un po' scritto. Devo farti una preghiera. Il signor Rochester... Lo chiama ancora signor Rochester... Ti chiede da gentiluomo a gentiluomo, sono le sue parole, di non parlare a nessuno del nostro matrimonio. Per il momento non vuole che esso sia reso noto e perciò si affida alla discrezione tua e di Bessie. Che significa? Non lo so, Bessie, ma Jane è d'accordo e dobbiamo fare modo suo. Non mi piace questo signor Rochester. Forse si vergogna di far sapere che sposa un'istitutrice. No, non credo. L'ho conosciuto e lo considero un uomo, sì, profondamente antipatico, ma non meschino. E lo difendete anche? No, Bessie, non lo difendo. Ma non è colpa sua se Jane lo ama. E non è colpa di Jane se si è innamorata di lui. E va bene, non è un uomo meschino. E allora perché si comporta così? Un motivo ci sarà, purché esso non minacci la felicità di Jane. E se così fosse? Su, su, sto vedendo nero senza ragione. Neppure devo imparare a consolarmi, no? Non ce n'è un altro come voi. Eliza e Georgiana non sono più venute. Ma che? La odiano questa casa, lo sapete. Voi non le incontrate mai a Londra? No, è difficile. Ma dovrò vederle in questi giorni per il rendiconto della tenuta. Pensate che faccia farebbero se sapessero del matrimonio di Jane con lo Rochester. Proprio come nelle favole, mi pare di sentirle. La vera storia di Cenerentola. Forse non del tutto Cenerentola. Avete saputo qualcosa di quelle ricerche sullo zio di Jane? No, niente di preciso ancora. Ma spero di darle buone notizie quando Jane tornerà dal viaggio di...
anche se non gliene importerà poi molto. Avete ragione, non cambierà niente. Vado, Brissi. No, fermatevi ancora un momento per una tazza di tè. Per me è una festa quando venite. Ma tornerò per la riunione di Fittavoli, allora... Scusate. C'è qui un signore che dice... Permettete, signor Lloyd. Signor Mason. Buongiorno. Prego, accomodatevi. No, grazie. Parlate, parlate pure. Ma non sono il padrone di casa qui. Sono passato dal vostro ufficio e poi da casa vostra e mi hanno detto... E cosa tanto urgente? Urgente? E in un certo senso sì. Sto per lasciare l'Inghilterra e non ho il tempo di accertare di persona come stanno le cose. Voi ricordate le circostanze in cui noi ci siamo incontrati, sì, vero? Signor Mason, ricordo perfettamente. Ebbene. Voi avete lasciato Tomfield dopo di me. Il giorno stesso in cui vi sono arrivato. E con questo? È vero che il signor Rochester... sta per sposare la signorina Jane Eyre? Posso chiedervi perché mi fate questa domanda? E non è chiaro? Sono un amico del signor Rochester, lo sapete, e non posso lasciare l'Inghilterra senza fargli i miei rallegramenti. Ora, visto che voi siete molto amico della signorina Jane Eyre, chi meglio di voi può signor dirmi... Mason, perché mi consigliaste di portarla via da Thornfield? Signor Lloyd, forse io non sono quello che si può definire un gentiluomo, ma vi assicuro che la vostra risposta può essere molto importante per più di una persona, compresa la signorina Jane Eyre. È vero o non è vero di questo matrimonio? Chi ve ne ha parlato? Non lo so. Non lo ricordo. È vero o non è vero? Non ne ho mai sentito parlare. Neppure dalla signorina Jane Eyre. Dubitate della mia parola? No. No, no. Ma qualche volta i gentiluomini sono costretti a mentire. Ma avete altro da dirmi? Signor Lloyd. Per di qua, signore. Sarà meglio per tutti se siete stato sincero. Addio.
entravo nel corridoio, ti ho sentito gridare. Che vi è successo? Non mentite. C'era qualcuno qui. Qualcuno che voi conoscete benissimo e che proteggete. E non passavate nel corridoio. Qui sono entrata io solo. Dove andate? Lasciatemi! Lasciatemi! C'è del fuoco di là. Torna alla biblioteca, provvedo subito. Su, calmatevi adesso. Calmatevi. Voi avete avuto un incubo. Perché ne mentite anche voi? È un incubo, Jane. Dimenticatelo. Per il bene di tutti, dimenticatelo. Non parlatene mai con nessuno. Nemmeno col signor Rochester, quando tornerà, soprattutto con lui. Non fareste che turbarlo. Pensate invece che fra un paio di giorni, domani stesso forse, sarete lontani da Thornfield, lontani da ogni incubo. Su, cara, su, venite, venite accanto al fuoco, o preferite tornare nella vostra camera? No, no, venite di qua, il padrone a quest'ora. Mostratevi calma, si sospetterà. Ben tornato, signore. Buonasera. Buonasera, signore. C'è la signorina Jane e la signora Fairfax. Jane, amore mio, Jane. Se avessi saputo che tu eri sveglia e potevo vederti, avrei sfiancato il cavallo pur di guadagnare qualche minuto. Ma che è accaduto, signora Fairfax? Jane ha avuto un incubo, signore. Si è spaventata, ha chiamato ed è corsa giù. Io stavo appunto dicendole. Che è successo, Jane? Buonanotte, signora Fairfax. Massimo. Buonanotte. Siamo soli, no? Puoi parlare, dimmi che è successo. Jane. No, lasciatemi qui. Ecco. Non avrei il coraggio di parlare. Ma tu devi parlare. A me puoi dire tutto, amore. Su, dimmi, che è successo, Carla? Stavo sognando. Ed era già un brutto sogno. Una grande distanza nebbiosa ci separava. Io vi chiamavo, e non potevo raggiungervi. E voi eravate qui, solo. E Thornfield era distrutto, vuoto. Non c'eravate che voi in mezzo alle rovine. E poi? Poi è entrato qualcuno nella mia camera. Ma non era più un sogno. Una donna spaventosa che non avevo mai vista prima. Una faccia orrenda, la maschera dell'odio. Ed è scomparsa.
incantata Grispool e mi ha mentito, mi ha detto... Basta, Jane. I tuoi nervi sono scossi. È vero, troppe cose per te inspiegabili sono già successe qui a Thornfield. Il tentativo di uccidermi, Mason ferito, ma io ti chiedo... Chi è quella donna? Grispool è una squilibrata, una pazza. Non era Grispool! Non chiedermi più nulla! Voglio la verità! Basta, Jane. Basta. Si sta facendo giorno. È il giorno delle nostre nozze. Tutto è sistemato. Tra poche ore verrà il pastore. Tra poche ore saremo liberi. Lontani da Thornfield, insieme, soli, lontani da tutto. Ti chiedo di aver fiducia in me, una fiducia illimitata, cieca. Aiutami tu, Jane. Aiutami. È una grande prova che chiedo al tuo amore. Un giorno saprai e mi comprenderai. Vuoi avere fiducia in me, Jane? Vuoi, dimmi. Dimmi. Continuerà forse a darti delle lezioni, se ne avrai il tempo. Ma non sarà più la tua istitutrice. Diventa la padrona, Lady Rochester. Ma io posso volerle bene lo stesso. Ma certo. E come devo chiamarla? Mamma, no. Perché il signor Rochester non vuole che lo chiami papà. Beh, lo chiederemo a lei, va bene? Saranno via molto da Thornfield. Ho paura di sì, tesoro. Faranno un lungo viaggio. Ma vedrai che ti porteranno dei bellissimi regali. Sophie, fatemi piacere, Sophie. Ah, ecco. Lei e la signora Fairfax sono nella stanza della signorina Jane fin dall'alba. È un po' stretto, eh? E in cucina si ingrassa, dice bene il proverbio. Eh? Ma dite un po'. Ma dite un po', vi si è cucita la bocca? Parlate sempre voi, Mary. Oh, brava la piccolina! Ti ci metti anche tu adesso! Ma dite un po', Sophie, perché il padrone non ha permesso la festa con tutti i tavoli, gli altri servi e le loro famiglie? Almeno noi di Thornfield, gente sua, se proprio non voleva invitare nessuno di quei signoroni di Londra. Ecco fatto! Grazie! L'abito è a posto. Tutto è pronto giù? E me lo domandate. Casomai prima e non dopo, è la mia abitudine. E beh, io scendo. Mary, avete preparato la torta di crema? Soltanto quella? Ti verrà un'indigestione, vedrai. Accomodatevi, padre. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Thomas. Avverto subito la Rochester che siete arrivati. Sì, un po' in anticipo. Ah, ne sarà contento. Credete che abbia dormito stanotte? Ah, no. Ma che? Da quando è tornato, ed era quasi l'alba, non ha fatto altro che camminare su e giù, come un orso in gabbia. Immagino. Prego, tu. Grazie. Scusate. Prego. Grazie, padre. Se sapeste quante volte mi sono detto
prima di morire avrò la gioia di celebrare le nozze di Lord Rochester. Vi ho conosciuto che eravate un ragazzo, ma confesso che avrei preferito celebrare una diversa cerimonia, meno furtiva, ecco. Figliuolo, ci sono forse dei motivi particolari che vi spingono ad agire così? Sì, padre. Ci sono. E quali? Buongiorno, padre. Il signore e la sposa sta scendendo. Prima di procedere, ho il dovere di avvisarvi che chiunque fosse a conoscenza di un qualsiasi ostacolo o impedimento a questo matrimonio ha l'obbligo di dichiararlo, pena la nullità del matrimonio stesso. Edward Stanley Rochester, vuoi tu questa donna per tua legittima sposa? Rochester! Tu non puoi farlo, Rochester. Tu non puoi farlo! Maledetto come osi tu. È mio dovere! Tu parli di dovere! Sì! Mia sorella è viva! Ed è in questa casa! È lei tua moglie! È vero quello che dice quest'uomo. Badate alla vostra risposta. Voi stavate inducendomi a commettere un sacrilegio. È vero. La pazza rinchiusa a Thornfield
di cui tutti, e forse anche voi, pastore, avete sentito parlare. La donna che urla e ride dopo i misfatti che ha compiuto e che compie è mia moglie, la mia legittima moglie, sposata tanto tempo fa lontano da qui. Se qualcuno di voi per un momento solo avesse visto quest'essere che non ha più nulla di umano, forse potrebbe comprendere qual è stata la mia vita per tanti anni accanto a questo mostro. E quest'uomo, suo fratello, questo puritano che ha impedito un sacrilegio, appartiene come lei ad una famiglia di degenerati che hanno il crimine e la pazzia nel sangue. Ecco la verità. Sono finalmente liberato da un incubo. E posso finalmente gridarla. Gridarla in faccia a tutti. Ti ho ingannato, Jane. Ti ho ingannato. Ma vorrei che tu capissi quanto devo amarti per essere arrivato a tanto. Via. Andate via. Andate via. Via tutti! Via! Via! Via!
in giù. Ed è come se camminasse sul mio cuore. Non osa bussare. Mi aspetta. Né io ho il coraggio di aprirgli. Perché ho paura. Paura di essere debole. Oh no, perché rivederci? Una barriera ben più solida di questa porta ci divide. E per sempre. Partire, partire, non mi resta altro. Andare lontano, dove nessuno mi conosca, dove lui non possa trovarmi. Se avessi la forza di fingermi solo indignata, offesa, quando dovrò passare innanzi a lui e dirgli addio. Lo aiuterei a dimenticare, perché io... Deciso. Te ne vai, Jane. Vi prego. Vi prego. Mi disprezzi, Jane? Non volevo perderti. Lo so. Ma nulla potrà cambiare i nostri sentimenti. Il nostro amore non è finito e non finirà mai. Lasciatemi andare via. Sì, Jane. Ti lascerò andare via se così verrai, ma prima devi ascoltarmi. Non avremo mai pace noi due se mi abbandoni. Lo sai, vero? È una condanna che devi pronunciare. Anche contro di me? Sì. E per questo devi sapere prima. E non basta quello che so. Che cosa sai? Che sono sposato e che ho una moglie pazza, ecco quello che sai. La odiate. Ed è una povera infelice. Questo pensi di me? Che io la odio soltanto perché è pazza? Credi che l'abbia sposata, innamorata e felice e poi nella disgrazia le abbia voltato le spalle? No, Jane. Ora è soltanto pazza. Ma prima fu un inferno ben peggiore. Era bella e io ero molto giovane. Credevo nella vita. Avevo fiducia in tutto e in tutti. La sposai. In che abisso sono precipitato. Tu non puoi immaginare la vita abominevole di quella donna. Poi la pazzia, una pazzia criminosa, cominciò a manifestarsi. La portai segretamente a Thornfield e Gracepool fu la sua guardiana infermiera. Naturalmente molti sospettavano la sua esistenza, ma nessuno immaginava che fosse mia moglie. Poi ti ho incontrata. Era giusto che ti perdessi per un errore così lontano? Che cosa dovevo fare? Ti amavo a tal punto che non sapevo più che cosa fosse bene, che cosa fosse male. Allora, per rispettare te, non rispettai me stesso. E decisi di mentire. Mentire a te, Jane. Tu non saprai mai quello che è stato per me. Mille volte sono stato sul punto di dirti la verità, ma non potevo, non volevo perderti, perché sapevo che dicendoti la verità l'avrei persa. D'altronde, che cosa potevo proporre a te, alla tua innocenza, se non il matrimonio? Allora accettai il dolore. Il dolore di mentirti come l'ultima pena, l'ultimo inevitabile dolore. Prima di questa vita nuova che avevo deciso di cominciare con te. Ecco tutto. Credi, Jane, che io non abbia diritto alla tua generosità? Con me che non posso essere generosa. E di me che non devo aver pietà. Jane...
Da quando io ti ho conosciuta, io sono diventato giovane come te. E mai ho sentito questo bisogno, questa gioia di sacrificare ogni orgoglio pur di meritarti. Sono felice che tu conosca tutta la verità. Non devo più mentirti ora. Non devo più nasconderti nulla, Jane. Dio ha voluto salvarvi. Per condannarmi a una tortura peggiore? No, per riportarvi sulla sua strada. Lo crederò, se mi sarai accanto. Devo partire. Non posso restare. Non ti chiedo di restare qui. Jane, quella donna avrà tutta l'assistenza possibile e noi ce ne andremo lontani. Nessuno saprà chi siamo e da dove veniamo. E credete che basti? Non mi ami, Jane. Solo quello ha importanza. Non agli occhi del mondo. Per me, Edward, per la mia coscienza. Non credo a una felicità che nasce dal peccato e offende Dio. Aiutatemi ad essere forte. Devo andarmene. Devo partire. No. No, Jane. Tu hai fatto di me un uomo diverso. E ora vuoi farmi diventare peggiore di prima. Sai che cosa significa il tuo abbandono? Che io me ne starò qui ad aspettare giorno per giorno, minuto per minuto, la morte di quella disgraziata che ormai non odiavo neanche più. Edward. Questo vuoi? Edward. Rispondi, è questo che vuoi? No. Questo non avverrà. Come puoi dirlo? Perché non dovrei odiare l'unico ostacolo che mi separa da te, Jane? Nulla ci separerà, Edward. Nulla che conti veramente. Ma dobbiamo dirci addio. E rinunciare anche alla speranza. Ah no, Jane! Io non sono un santo e non ti lascerò partire. Così, veramente mi perdoneresti. Jane, tu sei sconvolta adesso. Queste ultime ore sono state terribili. Promettimi che aspetterai fino a domani. No, no, non parlare, ti prego. Domani decideremo insieme. Me lo prometti? Jane, me lo prometti? Dimmi. Preferisco andar via senza rivedervi. Se vi rivedessi non avrei la forza di fare quello che devo. Il nostro amore annullerebbe anche la mia volontà. Vi scongiuro, non cercatemi. Del resto non so ancora dove andrò. Quale sarà il mio rifugio in tanta disperazione? Ma dovunque io sia, sarò con voi, perché io vi apparterrò sempre. E se ho rinunciato a sperare, mai rinuncerò a ricordare. Vostra. Sì. Quando ve l'ha consegnata? Era appena l'alba, signore. Mi ha detto... E perché non mi avete svegliato? Mi ha detto che era d'accordo con voi, che vi aveva già salutato. Siete un idiota. Signore. E tu da chi ricevi ordini? Credevo che fosse un ordine vostro, signore. Perciò ho attaccato il calesse. Dove l'hai portata? A Milcos. Ha preso la corriera.
Preparate la roba della bambina e anche la vostra. Adele andrà in città e rimarrà in collegio. E voi vi troverete un altro posto. Oh no, signore, non mi mandate in collegio. Avete sentito? Sì, signore, ho sentito. Vieni, Adele. No! Vai, tesoro, ubbidisci. Chiamate Grey School. Sì, sì. Signora Fairfax, voglio rimanere solo. No, non avete capito. Non ho più bisogno di voi. Sono invecchiata in questa casa. E non credevo. Una casa. E chi vi dice che sia una casa? Donfield è una prigione. E io voglio esserne il guardiano e il prigioniero. E non ho più bisogno di nessuno. Comprendo il vostro dolore, ma vi lasciate trascinare dall'ira. Né io né gli altri qui abbiamo colpa di quello che è successo. Che cosa è successo? Eh? Che cosa? Niente è successo. Fatti che riguardano me. Me soltanto, e che voi avete il dovere di dimenticare. Buona fortuna, signora Fairfax. Se volete, la mia casa di Londra è a vostra disposizione. No, signore. Preferisco trovare un'altra sistemazione. E spero che mi resti abbastanza tempo per pregare Dio di riportare la sua mano su di voi. Sarà troppo tardi. Soffrite troppo perché lui non vi veda. Signor Rochester, siete sempre stato molto generoso con noi, ma adesso siete ingiusto e ingrato. Non resterei un minuto di più nemmeno se mi supplicaste. Venite, Lea, voi partirete con me. Sono stata io ad avvertire Mason, suo fratello. Volete vendicarvi? Volete cacciarmi via? Ma non importa. Lei non ha più bisogno di me ora. E vi aspetto. Sapete, ho stirato tutti i suoi vestiti e le ho dato uno specchio. Non l'avevo mai vista piangere. Non piangere, le ho detto. Tu sei Lady Rochester. Sei la signora di Tom. La signora di Tom. Thomas, chiamate il dottor Carter che la faccia ricoverare. Sì, signore. E poi anche voi. No, signore. Io e Thomas non ce ne andremo. Non vi lasceremo solo. Con lei. È così, signore.
Jane è molto stanca, esaurita. Questo sì. Ma soprattutto il suo spirito ha bisogno di calma e di riposo. Non bisogna turbarla. Non bisogna rivolgerle alcuna domanda. Povera creatura. Chissà quante ne ha passate per ridursi così. Ma quando è arrivata? Ieri sera tardi. Stavo per coricarmi, sento bussare alla porta di servizio. Forse avrà visto la luce. Apro e me la vedo davanti. Bianca come una morta. Ho fatto appena in tempo a prenderla fra le braccia. E non vi ha detto nulla? Non aveva neanche la forza di parlare. L'ho fatta mettere subito a letto e appena giorno vi ho mandato a chiamare. Da quel Mason non hai saputo più nulla? No. Deve aver lasciato l'Inghilterra 4 mesi fa, quando mi avvertì della scomparsa di Jane da Thornfield. Mi domando perché non sia venuta subito qui. L'unico posto, mi pare, dove poteva trovare degli amici. Jane è stata sempre così, fin da piccola. Quando aveva un dispiacere o un dolore, non andava a raccontarlo a nessuno. Si nascondeva, come se si vergognasse. E così avrà fatto questa volta. Ho visto le sue mani, sciupate, rovinate. Deve aver lavorato in questi mesi. I lavori più umili. Ma perché? Perché? Doveva pur tirare avanti in qualche modo per vivere. E l'avrà fatto anche per stancarsi, per non pensare. Che cosa mi consigliate? Devo avvertire Elisa e Georgiana a Londra? Non so. Certo non le vogliono bene. No, Bessie, le avvertirò io. E non avranno nulla da obiettare. La signora Reed, prima di morire, si fece promettere da Jane che non avrebbe mai abbandonato questa casa. Meglio così. Le staremo vicino e la cureremo noi. Noi le vogliamo bene. Lascia che salga da lei un momento, ti prego. Un momento solo. E va bene, ma evita le qualsiasi emozione, capisci? Non permetterle di parlare di Thornfield e di tutto il resto. Forse tutto si aggiusterà, vedrete. Sono così giovane e l'affetto c'è, almeno fin da bambini. Non me lo auguro, Bessie. E soprattutto non lo auguro a Jack. Ci sono delle persone che amano veramente una sola volta nella vita. E Jane è una di esse. E vostro figlio, no, dottor Lloyd. Posso entrare un momento, Jane? Certo, Jack. Speravo che... Appena ho saputo. Non guardarmi. Sono stufata. Sono diventata brutta. Avevi ragione tu, sai. Non avrei mai dovuto tornare a Thornfield.
Non essere egoista. Parliamo invece di me. Non mi domandi nulla del mio lavoro e di tutto il resto. Tra l'altro, dimentichi che sono il tuo procuratore e che devo renderti conto dell'incarico che mi hai affidato. L'incarico? Certo. Le ricerche che riguardano la tua famiglia. Quel tuo zio che scrisse alla povera signora Reed. L'hai trovato? Sicuro. Siamo già in corrispondenza adesso. Vive a Boston. Ti ho tanto cercata in questi ultimi mesi per comunicarti. Tuo zio è un uomo ricco e solo. Ti aspetto. Se deciderai di raggiungerlo, non dovrai preoccuparti per il tuo avvenire. Jane, non sei contenta? Contenta? Non so, Jack. Non riesco più a sentire nulla. Sono vuota dentro. Vuota. Come se fossi morta. Boston deve essere bella. È un mondo nuovo laggiù. Un mondo che sorge. Ti invidierò quando partirai. Partirò. Tu viaggerai? E io? Io rimarrò qui, in mezzo alle mie scartoffie. Buongiorno. Mi prenderò una bella vacanza e verrò a trovarti. Se ti farà piacere, naturalmente. Jack. Dimmi, Jane. Jack, vorrei non dover partire. Vorrei svegliarmi un giorno ed essere un'altra. Una Jane senza ricordi. Senza rimpianti. Una Jane tua. Ma questo non avverrà mai, forse. Ed io continuerò a farti soffrire. Perché tu non vuoi rassegnarti a non pensare più a me. Questo non chiedermelo. Aspettiamo, Jack. Aspettiamo inutilmente. Qualcosa che non potrà mai apparire. È sceso a Milco, signore. Ho pensato di servirvi qui. Grazie. E per Lady Rochester avete pensato? Volevo aspettare Thomas. Non è necessario. Ci sono io qui. Non spetta al marito occuparsi della moglie. Come volete, signore. Sì, Mary, come voglia. C'è Mary.
Mi ha scritto la signora Fairfax, chiede notizie di voi. Molto gentile. Ha un buon posto a Londra in casa di amici di signori Lloyd. E ha saputo che da qualche tempo la signorina Jane è tornata a Gateshead in casa Rita. E... dice altro? No, signora. Mary! Scusate, signore, è tornato Thomas. Darei non so che cosa per vederli felici insieme. Bessie, vorrei parlarle da solo un momento. No, Jack, lasciami! Lasciami! Posso scendere benissimo da sola. Ecco fatto. Non mi è mai sembrata così gaia, luminosa. Oh, Bessie! Anche i fiori. Ai fiori veramente ci ha pensato il signorino Jack. Siete tutti troppo buoni con me. Oh. Qui. Tranquilla. Ci sarà tempo a correre e a saltare. È quello che avrei voglia di fare. Dopo tutto quel tempo passato su in camera mia. E me ne vergogno un po'. Pensateci un po' più spesso, Jane, che avete soltanto 20 anni. Bene. Qui ci vuole una tazza del miglior tè della contea, come lo chiamate voi. Ah, ottima idea, Bessie. E il signorino Jack mi darà una mano a prepararlo. Chiedo troppo? No, ma... Coraggio. E intanto mi direte che cosa si deve fare per quei lavori di riparazione, perché il tetto ancora non è perfettamente riparato. Siete guarita, Jane. I vostri 20 anni hanno vinto contro la vostra stessa volontà. Ma non siete guarita dentro, Jane. E questo mi preoccupa. Perché fino a che vi ostinerete a vivere di ricordi, ad aggrapparvi a un'inutile speranza, non vi dispiace se vi parlo con tanta franchezza, vero? Oh no, dottor Lloyd. Ve ne sono grata, anzi. Avete ragione. Ma quello che sento dentro di me è più forte di ogni ragione.
non mi dà tregua. E dà rimorso anche. Rimorso? Una ragazza come voi non poteva agire diversamente. Non so, non so. Mi sono messa in salvo, sono fuggita. Ho pensato soltanto a me stessa. Forse dovrei disprezzarmi. Jay. E anche Jack, così caro, affettuoso. Oh, come sarebbe stato meglio se invece... Jay. Bambina mia. Su. Sono proprio un cattivo medico. Credevo di potervi parlare e foste più calma. Su, su, non piangete. Non piango. È tanto tempo che non riesco più a piangere. In quanto a Jack, siate buona con lui, Jenny. Siate crudele. Uccidete in lui ogni speranza. Non prendete il tè, dottore. No, Bessie, grazie, sono già in ritardo. Domattina vi manderò la carrozza. Vi occorre aria, sole. A stasera, Jack. Arrivederci. Bessie. Vi accompagno, dottore. Grazie. Mio padre dimentica che ho anch'io una carrozza. Verrò a prenderti io domattina. Jack. Dimmi, Jack. Voglio partire. Vuoi andare laggiù, a Boston? È meglio, Jack. Anche per te. Non pensare a me, Jane. Se vuoi, non ti dirò più una parola di quello che provo per te. Lasciami solo la gioia di starti vicino, di aiutarti, di esserti utile. Non ti impedirò di partire se così vorrai, ma devi riflettere prima nello stato d'animo e nelle condizioni di salute in cui ti trovi. Il nostro amore non è finito. E non finirà mai. Non avremo mai pace noi due se mi abbandoni. Questo lo sai. Capogiro. Signore! Signore, lassù! Il fuoco! La scala della torre! Corri alle scuderie, chiama tutti gli uomini, c'è un incendio! Oh.
signore! Cosa fate, signore? Fatto stare in pena. Guarda, sei tutta bagnata. Jane! Aiutami, Jack. Devo partire. Stasera stessa, se possibile. Aiutami. Ma che hai? Che dici? Dove vuoi andare? A Tonsi. Devo andare a Tonsi. Aiutami anche te, devo partire. Ora, subito. Bambina cara, spiegaci almeno. Come vuoi che ti lasciamo partire in questo stato? Bessie ha ragione, calmati, Jane, ti prego. Voi non capite. Non potete capire. Sono giorni e giorni che mi torturo. Prima sono uscita perché mi pareva di impazzire. Lui mi chiama. Mi chiama. Corso tanto nel bosco sperando di non sentirlo più. Lui chiamava, chiamava, chiamava più forte del vento, più forte di tutto. Come se fosse in pericolo mortale e io sola potessi salvarlo. Ecco, ecco, anche adesso, qui, ora. Ma il vento, Jane! È lui! La sua voce mi chiama perché ha bisogno di me. Oh, Jack, in nome della nostra amicizia, in nome del tuo amore, procurami il mezzo di andare lassù. Devo sapere che cosa è accaduto, non posso resistere a questo tormento. Se mi vuoi bene, aiutami, Jack. Sì, sì, ma calmati, Jane. Penserò io a tutto, sta tranquilla. Sì. Domani stesso potrai partire, te lo prometto. E io ti preparerò tutto questa sera stessa. Ma prima devi riposare. Soltanto così ti faremo partire. E ti vedremo più calma e più forte. Sì, sì, sarò più calma. Più forte. Grazie. No. Sempre lo stesso sogno. Orribile. Tu ebbi da su la prima volta. Tonfil distrutto. In rovina. Una grande distanza nebbiosa ci separava. E io andavo in cerca di lui. E non lo trovavo. E sentivo che mi chiamava. Mi chiamava. E io non potevo raggiungere. E quella nebbia diventava più fitta, più fredda, più scura.
Ma verrà poi a dormire. Forse se ne resterà giù anche stanotte senza muoversi, senza dire una parola. Che se ne fa del lume? Sai che ti dico? Mi parrebbe di portargli sfortuna. La verità è che non riesco a crederlo. Ma ti ricordi che occhi aveva? Con uno sguardo ti faceva venire la voglia di scomparire. Ma il dottor Carter dice... A proposito, ha detto che veniva stasera. E ormai non verrà più, è troppo tardi. Beh, io ho finito. Scendiamo? Sì, ma a letto non ci vengo subito. Se lui avesse bisogno di qualche cosa. Ti ha mai chiamato le altre notti? Vuole star solo. Vuole che ci scordiamo di lui. Non gli importa più di vivere. Tu! Sta salendo una carrozza. Però il dottor Carter. Vado ad aprirli. Speriamo che lui non lo mandi via in malo modo come ha fatto l'ultima volta. Dio onnipotente! Aprite! Signore, è la signorina Jane! Mary! Thomas! Thomas, aspettate! Sì. Non aprite subito! Sì. Non deve sapere! Non deve sapere, avete capito? Sì. Non voglio che sappia! Non voglio la sua pietà! Sì. Non voglio il suo sacrificio. Sì, signore. Trattenetela qualche istante. Sì, signore. Ditele tutto, ma non questo. Sì. Non questo, avete capito? Sì, signore. Andate. Sì, signore. Andate. Il cuore aveva visto giusto. È stato terribile. La torre completamente bruciata. Lei aveva appiccato il fuoco ed è morta tra le fiamme. Morta? Sì, povera donna. Ha finito di soffrire e di far soffrire gli altri. E il signor Rochester ha rischiato la vita per salvarla. Ha rischiato la vita? Ma allora? Ah, niente, a lui non è accaduto niente. Thomas? Mary? È lì, nella biblioteca. Sarà così contenta di rivedervi.
Edward! Jane! Oh, Edward! Jane! Su, su! È questa la Jane che ricordavo? La ragazza forte che mi ha insegnato a dirmi addio? Non dovremo mai più dirci addio! Non voglio vedervi piangere. Vi prego. Su, sedete. Dobbiamo parlare noi due. Sono successe tante cose qui a Townfield. Su, sedete. Avete parlato con qualcuno? A Millcote, prima di salire a Townfield? Forse con chi vi ha fornito la carrozza? Edward. Rispondete. No. Non ho parlato con nessuno. Con la stessa carrozza sono partita da Ghez ed è arrivata fin qui. E l'avete rimandata via? Sì. Non dovevate. Ma provvederò io stesso. La carrozza vi è stata fornita, immagino, da quel vostro amico d'infanzia, Jack Lloyd, mi pare. Sì, Edward, da Jack Lloyd. Sì, sapevo che eravate a Gateshead. La buona signora Fairfax si era data premura di darmi vostre notizie tramite Mary, la fedele Mary. Sì, sono stata a Gateshead. Molto ammalata, per un lungo periodo. Ma non c'è stato giorno, minuto. Infatti, siete molto pallida e sciupata. Mi avete appena guardata. Non vi guardo? Oh, Edward. Avevo tanto sognato questo momento. Ed ora è tutto così diverso. Ehi, Jane. Io ho smesso di sognare da tanto tempo e vorrei, ecco, vorrei che voi mi imitaste. Dimenticate Townfield, la sua atmosfera di angoscia e di mistero. Non esiste più mistero, non esiste più nulla. Io non vi capisco. Vi scongiuro. Perché siete tornata, Jane? Edward! Non dovevate. Jack Lloyd vi ama, soltanto un uomo che ama veramente avrebbe potuto aiutarvi a venire fin qui. È un uomo generoso, vi merita. Sposatelo. Non sposerò Jack Lloyd. Nessun altro. Grazie. Bene. Non è poi così necessario che vi sposiate, se proprio non volete. Ma forse potete andare in America da quei vostri parenti. Oh, Edward! Edward! Basta! Basta, ti scongiuro, ho capito tutto, basta! Ti scongiuro! Oh!
Jane. Hai i capelli pettinati come prima. E come sempre ti sfuggono qui dietro l'orecchio. E forse hai lo stesso abito grigio, con quel collettino bianco che ti faceva così saggia. Quella era la mia tenuta d'istitutrice. Signore. Signore. Edward, lo sai che adesso sono quasi un'ereditiera, che non avrò più bisogno di lavorare per vivere. Jane, quante volte ti ho vista accanto a me, mi voltavo e ti vedevo, sentivo la tua voce. Da quando sono così, mai mi sei stata tanto leggera. Attendevo le braccia e non c'eri. Ti chiamavo e non mi rispondevi. Oh, Jay, voglio guarire, voglio vederti. Dottore, buonasera, dottore. Buonasera. È tardi, vero, ma il mio giro di oggi è stato un po' troppo. Cos'è successo? È arrivata la signorina Jane. È di là con lui. Sì. Oh, questa è la più bella notizia che potevate darmi. E di qui? Jane. Oh. Siete impazzito. Pazzo, vi dico. Dov'è la benda? Eccola. L'ho tolto un momento. Un momento solo. Ho tentato qualcosa che non è riuscita. E ora ne ringrazio Dio. Un momento che forse vi costerà caro per tutta la vita. Credete che lo rimpiangerei, dottore. Basta con gli eroismi adesso e coi sacrifici. Non è più il momento di sacrificarsi e non c'è più scopo di non voler guarire. Ma adesso dovete ascoltarmi se volete guarire e aver pazienza. E che Dio ci aiuti. Che gioia di trovarci qui tutti insieme.
Buon viaggio. Buonasera. Buonasera, dottore. Spero, signora Fairfax, spero. Tutto quello che si poteva tentare è stato fatto. Ed è già passato tutto il tempo necessario dopo l'intervento. Sì, ma non sarà troppo pericoloso. Qui, con tutta questa luce. Ho già provato in altre condizioni, progressivamente, subito dopo il loro matrimonio. È perciò che io vi ripeto, spero. Spero. Eccoli, eccoli che arrivano. Scusate. Questo è il momento. Jane.